In una serata al Teatro Pardo, con una sala gremita di pubblico, Trapani, con il suo impegno per la promozione della cultura e delle arti, si erge come faro delle culture euromediterranee, dimostrando che la collaborazione può unire nazioni attraverso l'arte e la musica. Tutto questo grazie al progetto Mediteatres, cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma ENI di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020, che ha dato vita a un polo di eccellenza nella produzione nel settore dello spettacolo nell'area mediterranea. Tra le presenze istituzionali di ieri sera, l'assessore regionale dei beni culturali della regione siciliana Francesco Paolo Scarpinato e Rosalia D'Alì, assessore alla cultura del comune di Trapani e presidente del distretto turistico della Sicilia occidentale. Sappiamo tutti quella che è la mission dei beni culturali, ovvero la tutela, la valorizzazione e la fruizione. Noi abbiamo delle bellezze uniche che sono i nostri 14 parchi. Oggi ovviamente dovevamo essere a Segesta, non è stato possibile. Però cosa significa valorizzare i nostri parchi? Proprio cercare di immaginare un percorso programmatico finalizzato, come in questo caso, a presentare una rappresentazione così bella e soprattutto di ampio respiro che dona alla Sicilia un qualcosa di particolare. Già abbiamo in cantiere una serie di idee programmatiche con i direttori e cercheremo ovviamente di dare sempre un servizio di qualità finalizzato a implementare quei flussi turistici che oggi rappresentano veramente un volano importante per la nostra economia e per la nostra terra. Sicuramente l'arte e la cultura sono degli elementi che uniscono, che non conoscono barriere di nessun genere né tantomeno confini e sono un linguaggio universale, un linguaggio che accomuna, che sicuramente accoglie. Noi siamo contenti che Luglio Musicale abbia presentato questo progetto trasfrontaliero, che non è soltanto un modo per mettere in connessione il Mediterraneo, due sponde del Mediterraneo, ma anche un'occasione di crescita e di confronto e di scambio tra questi due paesi nell'ambito culturale. È veramente una bellissima iniziativa che abbiamo sposato. È stato coinvolto allora pure il distretto turistico che adesso io guido e anche come distretto abbiamo cercato di creare un circuito dei teatri di pietra, quelli sia in Tunisia che in Sicilia, per poter fare un calendario unico di eventi che alla fine come dire, possono interessare un po' tutte i turisti e non solo. Il progetto che vede il Luglio Musicale Trapanese soggetto capofila unisce le culture italiane e tunisine attraverso spettacoli, opere, workshop e sessioni informative, promuovendo una cooperazione economica e culturale virtuosa. È stato un progetto che ha veramente impegnato l'ente e tutti i partner tunisini. Siamo davvero contenti perché abbiamo raggiunto l'obiettivo della mission originaria di questo progetto, quella di creare integrazione e fare impresa. La startup che oggi è nata è una startup che vede la commistione fra due culture che inizialmente sembravano essere distanti tra di loro, ma si sono subito riconosciute come legate da un fil rouge che le univa fin dal principio. Gli italiani e i tunisini sono arrivati in teatro per suonare e cantare assieme e hanno oggi veramente dato prova di una grandissima abilità al di là della lingua, al di là dell'esperienza musicale di ciascuno. La direzione artistica del progetto Mediteatres è a cura di Fabio Modica. Quando ci siamo visti catapultati in un meraviglioso teatro che è il Teatro dell'Opéra de Tunis, con un teatro stupendo, con circa 2000 posti, e ci siamo trovati a cantare con coro, orchestra dei tunisini, orchestra del Luglio Musicale Trapanese, in quel contesto meraviglioso. Il Teatro dell'Opera di Tunisi è spettacolare, ci siamo sentiti accolti, ci siamo integrati con i tunisini, abbiamo messo in scena l'Elisir d'Amore nel mese di dicembre. Ed è stata un'esperienza fantastica.